Chiedo anche a tutti la cortesia di disattivare l'audio in maniera che si possa sentire solamente la voce dell'onorevole Castagnetti. E io, insomma, dico due cose di presentazione, ma così come è successo nelle circostanze precedenti, il relatore è talmente noto che, come si dice, la sua fama lo precede, no? L'onorevole Castagnetti è stato segretario del Partito Popolare. È stato allievo di Dossetti e questa è la cosa che, insomma, ce lo fa sentire amico, vicino, di condivisione di sogni, ideali, di percorsi, di un modo di intendere la politica e la vita. Credo che sia stato parlamentare per 5 legislature. Se mi sbaglio, mi correggerete, come diceva il Papa, 5 legislature in Parlamento, la Democrazia Cristiana le prime, poi il Partito Popolare e poi con l'Ulivo. Stato vicepresidente della Camera dei Deputati, insomma, quindi siamo molto contenti del fatto che abbia accettato di essere tra i relatori del nostro giro di incontri. Gli abbiamo chiesto di parlare del populismo e del popolarismo all'interno del ciclo di incontri dedicati alla responsabilità nella politica, no? Cioè, stata questa sessione che abbiamo dedicato alla responsabilità politica, prendendola evidentemente dalla Fratelli Tutti, e quindi io ricedo subito, ringraziandolo ancora, la parola. Buonasera. A chiunque abbia detto buonasera, buonasera. Ricambiamo, buonasera. Va bene, allora aggiungo anche il mio buonasera. Buonasera a tutti e cominciamo questa nostra conversazione. Mi consentirete di cominciare, perché questo è il pensiero che ho in questo momento e immagino che sia il pensiero che hanno anche altri che sono presenti e che stanno seguendo questa nostra conversazione. Il pensiero mio va alla visita che Papa Francesco domani farà in Iraq. Voi direte che forse non c'entra con l'enciclica Fratelli Tutti, invece c'entra nel senso che Papa Francesco è un grande operatore di pace e dunque anche il tema della fratellanza che affronta in questa ultima enciclica ha a che fare con l'obiettivo finale che è quello della pace. A me pare che il viaggio che inizierà domani è un viaggio veramente storico. Di questo aggettivo si fa uso e abuso molto frequentemente. Ma è un viaggio storico, oltre che di intensissimo significato religioso, perché basta pensare che la prima tappa sarà a Ur del Caldei, da dove tutto è cominciato, insomma, dal nostro padre Abramo, padre di tutte le religioni monoteiste, ma anche nei giorni successivi farà delle visite molto significative. E allora mi pare che valga la pena ricordare che un viaggio simile era stato pensato anche da Papa Giovanni Paolo II. Papa Giovanni Paolo II era sicuramente un papa che aveva, come Papa Francesco, un grande senso della storia. Basta pensare al ruolo che ha avuto anche nella vicenda della esplosione la fine, insomma, ecco, il crollo del muro di Berlino, insomma, la fine di quell'esperienza storica, ma aveva fiuto storico e capiva che in Mesopotamia all'inizio degli anni 90 si stava giocando una partita molto, molto rischiosa. In quell'occasione ricorderete, siccome abbiamo appena fatto un cenno anche a Giuseppe Dossetti, ricorderete la posizione di Giuseppe Dossetti. Dossetti espresse una posizione sulla rivista Il Regno, in cui sostanzialmente diceva questo: guardate che sta cominciando una guerra che avvia un processo. Alla fine di questo processo i cristiani scompariranno dalla terra in cui è nato il cristianesimo. Non è una guerra che finirà rapidamente. E aggiungeva: ricordatevi che
i popoli islamici hanno una memoria lunga, non dimenticano, e prima o poi ci sarà la loro risposta. Eravamo nel 1991, 10 anni dopo ci sono state le Torri Gemelle. E aggiungeva: per questi popoli questa guerra è la guerra dell'Occidente, e per questi popoli l'Occidente e il cristianesimo sono la stessa cosa. E dunque il prezzo maggiore lo pagheranno i cristiani, perché a loro saranno costretti ad andarsene, a esiliare, ad abbandonare questa terra. Quelli che non rimarranno sotto le bombe saranno indotti ad andarsene a causa di questa valutazione, di questa coincidenza appunto fra Occidente e mondo cristiano. E dunque io vedo, ho avuto tra le fortune e i privilegi della mia vita la possibilità di parlare, come credo Rosi, anche con Giuseppe Dossetti di questa vicenda più volte. Ho avuto anche l'occasione di parlarne quando vennero in Italia con il patriarca dei Caldei e con il ministro degli esteri del governo iracheno, Tareq Aziz, i quali mi dissero che, avendone parlato con Papa Giovanni Paolo II, avevano capito che il Papa valutava il rischio per la cristianità, per il mondo cristiano, il rischio di questa guerra negli stessi termini in cui si era espresso Giuseppe Dossetti. E dunque io penso che la visita che parte domani da parte la visita del nostro Papa, di Papa Francesco, in un qualche modo abbia l'obiettivo non solo di manifestare con un gesto concreto la solidarietà vera con i cristiani e gli altri abitanti di quella della Mesopotamia. Sì, è una visita a rischio, ma Papa Francesco consapevolmente ha ritenuto che il Papa non possa sottrarsi al rischio che viene affrontato tutti i giorni da quelli che abitano in questa terra. Anche perché per Papa Francesco è importante dare un messaggio a quei popoli. Non è vero che la Chiesa coincide con l'Occidente, non è vero che la Chiesa coincide con qualsiasi altra potenza. L'unica potenza a cui si riferisce la Chiesa è quella del suo fondatore, di Gesù Cristo. E dunque bisogna disarmare la mentalità di quei popoli, la coscienza, i pregiudizi di quei popoli, far capire loro che i cristiani non sono loro avversari, che i cristiani non sono al soldo di una qualsiasi potenza, che i cristiani hanno come unico obiettivo quello di testimoniare appunto la fede che hanno ricevuto in loro. E dunque ha un valore religioso, ma ha anche un valore storico, perché l'ambizione di questo viaggio è quella di innescare un processo finalizzato a recuperare una credibilità perduta nei confronti di tutti i popoli del Medio Oriente. E dunque per me questo ha un valore straordinario, che come credenti sovrasta ogni altro tipo. Io stasera devo parlare di populismo e popolarismo, ma insomma ho questa idea in testa, insomma, no? Come accompagnare noi semplici credenti il Papa Francesco in questa visita così importante. È una visita, come si dice oggi, periodizzante. Un giorno si dirà ciò che è stato prima e ciò che è stato dopo questa visita. È una visita
veramente molto importante. La seconda cosa che vorrei dire sempre in premessa è un'intervista recente che Mastro Lilli, un giornalista della Stampa di Torino, ha fatto a Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite. È uscita il 1 marzo, chi non l'ha vista gliela consiglio. È la prima volta che il segretario generale delle Nazioni Unite dice che il magistero di Papa Francesco è la premessa culturale della strategia che debbono avere le Nazioni Unite. In particolare, oltre a quest'ultima enciclica, anche la precedente, la Laudato Si, dice sono due manifesti che rappresentano il sostrato culturale di un progetto di costruzione del futuro che riguarda l'intera umanità. E dunque, quando parliamo di questa enciclica, Fratelli Tutti, non possiamo non pensare a chi l'ha scritta. E finalmente, lentamente, non clamorosamente, ma le parole del Magistero di Papa Francesco cominciano a penetrare anche luoghi dove non dico che si decidono i destini del mondo, ma si orientano, si coltivano, si suggeriscono ai governi delle piste per il futuro. Pensiamo, ripeto, in particolare alla pista della ecologia. Un'ultima valutazione, e non posso non farla, che è quella sulla pandemia. Ecco, cari amici, noi ci rendiamo conto anche dal titolo che Gianni Liviano ha dato alla nostra conversazione di stasera, come la pandemia abbia nel giro di un anno, insomma nel giro di pochi mesi, cambiato, come dire, i paradigmi, i modi di pensare, gli atteggiamenti, gli equilibri politici, in una maniera sconvolgente. Al punto che questo tema, che 6 mesi fa poteva avere una sua attualità anche coinvolgente, populismo o popolarismo, oggi avvertiamo che è un tema che non ha questo interesse. Pensiamo solo a quello che è avvenuto ieri in Europa, dove una decisione del gruppo parlamentare del PPE ha indotto Orban e il suo partito Fidesz, il leader ungherese, ad assumere la decisione di uscire appunto dal gruppo del PPE. Che cosa provocherà questo? Non lo so. Però è importante questa decisione, perché il regolamento dei gruppi parlamentari, del gruppo parlamentare del PPE, non prevedeva la espulsione di una delegazione nazionale. E ieri hanno introdotto questa novità nel regolamento, la novità della possibilità che il gruppo parlamentare espella delle intere delegazioni nazionali se ritiene che i propri comportamenti non siano conformi all'acquis communautaire, cioè ai requisiti minimi per poter stare in Europa. Che cosa succederà dopo questa decisione di ieri? Non lo so. Distinto, mi pare che sia stata importante questa decisione, perché si fa un po' di chiarezza, un po' di pulizia. Ecco, il PPE che si libera di questa alla populista e sovranista è un messaggio decisamente positivo. E però cosa succederà?
si sta rattrappendo con la decisione di Orban la maggioranza parlamentare che sostiene la Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea. Voi capite che siamo nel mezzo di un periodo in cui tutti gli equilibri si sono messi in moto, si modificano, e le conseguenze e le ricadute sui livelli nazionali saranno altrettanto clamorose, altrettanto importanti. E dunque viviamo un tempo troppo intrigante, troppo denso di novità, e di novità che tendono a imprimere un ritmo nuovo ai processi in atto e ai processi che conducono al futuro. Sono finite le premesse e scusatemi. Sono finite le premesse ed entriamo quindi nel tema di questa sera. La enciclica Fratelli Tutti è piena di messaggi, parecchi dei quali avete già esaminato negli incontri precedenti, a partire dalla prima relazione, quella di Valentino Castellani. Questo è un messaggio particolare, questo del giudizio così netto sul populismo, perché in effetti il tema che noi affrontiamo stasera è populismo e popolarismo, ma nella enciclica si parla in particolare e soprattutto del populismo. Ed è la prima volta che viene espresso un giudizio così negativo, inequivocabile. Devo dire che ce lo attendavamo, un giudizio così chiaro, perché in precedenza alcune prese di posizioni, non documenti ufficiali, ma alcune prese di posizioni, alcuni interventi, a volte anche estemporanei, alcune interviste di Papa Francesco, rivelavano, come dire, una distanza di approccio al tema legata alla provenienza, alla sua provenienza dall'America Latina. In America Latina il tema del populismo e il tema del popolarismo vengono declinati in modo assolutamente diverso rispetto a quanto avviene in Italia. Innanzitutto, in particolare, l'Argentina. Non dimentichiamo in particolare l'Argentina, la nazione da cui viene Papa Francesco, nel senso che in America, in tutta l'America Latina, c'è l'abitudine, anche nella Chiesa, di utilizzare questa espressione del populismo senza preoccuparsi di dar adito a degli equivoci. Basta la radice popolo per dire la volontà appunto di essere vicini al popolo, di rappresentare il popolo, ma soprattutto appunto di essergli vicini e di dimostrargli la vicinanza. E quindi qualche volta è capitato anche a Papa Francesco di usare l'espressione populismo in termini ambigui. Del resto l'esperienza che lo ha segnato è sicuramente quella del peronismo. Il peronismo è sicuramente un movimento populista e sovranista, però finalizzato a realizzare una democrazia in un paese, l'Argentina, che per alcuni anni era tra i pochi in America Latina che viveva una condizione di democrazia. Il peronismo è un movimento populista, ma orientato a sostenere in particolare i ceti più deboli della società.
non c'era il comunismo, non c'era il socialismo quando c'era il peronismo, perché il peronismo copriva questa area. E nello stesso tempo non c'era neanche la Democrazia Cristiana, nel senso che se la Democrazia Cristiana era molto presente in Cile in particolare, in Venezuela, in Ecuador, in Uruguay, i tentativi di dar vita alla Democrazia Cristiana in Argentina fallirono ben presto, proprio perché il peronismo occupava quell'area centrale che tradizionalmente i partiti a ispirazione cristiana hanno occupato nei vari paesi in cui si sono affermati. E dunque anche per questo Papa Francesco probabilmente ha sottovalutato il significato quantomeno polisemico della parola populismo. E qualche volta, come ho detto, l'ha anche utilizzato. E dunque il fatto che sia uscita un'enciclica in cui si fa chiarezza e si esprime in modo netto un giudizio negativo era una novità che attendavamo. Io personalmente amo pensare che sia stato Padre Sorge che lo ha illuminato con il suo libro e probabilmente anche con la sua parola, i suoi scritti, è noto che si sono incontrati. Avrà cercato di fargli capire che in Europa non è il caso di utilizzare con disinvoltura la parola populismo, perché in Europa ha un altro significato. E io poi sono particolarmente contento che le espressioni che si sono trovate sono risultate, a mio avviso, molto, molto felici. Insomma, no? Mi riferisco in particolare al capitolo quinto e al capitolo sesto. Il capitolo quinto è quello intitolato La migliore politica, il capitolo sesto è quello Dialogo e amicizia sociale. Nel senso che si dà una definizione di populismo che io condivido e che uso anch'io. Lo usavo prima e userò ancora a maggior ragione oggi. Il populismo non è quel movimento, ripeto, nella nostra esperienza di Europa, non è quel movimento che mette al centro il popolo, il diritto del popolo, la soggettività del popolo, la sovranità del popolo. Ma il populismo è quel movimento politico che utilizza i diritti del popolo, i bisogni del popolo, per a proprio vantaggio, a vantaggio del movimento. Cavalchiamo i diritti del popolo per farne, come dire, bottino elettorale. L'utilizzazione strumentale dei temi che riguardano la soggettività popolare al fine di orientare la soggettività popolare contro il sistema delle istituzioni e in particolare delle istituzioni rappresentative, contro lo Stato e comunque a favore di processi elettorali che consentano a dei movimenti che sono tutt'altro che vicini ai diritti del popolo, consentono loro di incassare, appunto, degli esiti elettorali. Quindi è la strumentalizzazione del popolo, è l'utilizzazione del popolo ad altri fini, quello che descrive nella nostra esperienza, in particolare europea, il populismo. Ma soprattutto l'idea che il populismo, e noi abbiamo la possibilità di vederla con l'esperienza
La prima esperienza populistica è quella di Giannini, no? Quella dell'uomo qualunque nel 1946 e nel 1948, poi scomparve dalla scena. L'ultima esperienza è quella in particolare della Lega. L'obiettivo è proprio quello di stabilire un rapporto diretto e non mediato con il popolo al fine di utilizzarlo come massa d'urto contro lo Stato. Non c'è bisogno nel rapporto fra il leader di un movimento politico e il popolo, non c'è bisogno della mediazione dello Stato. E voi cittadini dovete saperlo, io vi garantisco che arriveremo lì, che vi porterò questi risultati, senza passare attraverso la mediazione dello Stato. E dunque l'idea sottesa dal movimento populista, dai movimenti populisti, è quella di tornare ad una fase precostituzionale dei rapporti politici. Per questo Dossetti è tornato a prendere la parola nel 1994. Quando Berlusconi e Bossi presero il potere per quell'anno e dichiararono l'intenzione di modificare la Costituzione proprio su questo punto particolare dell'autonomia del separatismo, no? Del separatismo, l'idea era quella del separatismo, se vi ricordate, la Lega di Bossi allora perseguiva questo obiettivo. Ma l'altro obiettivo è quello di, in qualche modo, rendere superata la Carta Costituzionale, e veniva questo obiettivo esplicitato in termini assolutamente inequivocabili. E quindi l'idea era quella di tornare ad una forma precostituzionale, con tutti i rischi annessi a questo processo di recessione, insomma, di ritorno al passato. Dunque, il populismo è un merita questo giudizio netto dell'enciclica, appunto, viene espresso ai punti, mi pare, 154 in particolare, e seguenti, 158, 159, insomma, no, sono dei punti molto importanti. Ripeto, questa idea è molto seducente, questa idea di considerare il popolo come fonte assoluta, insomma, no? Fonte assoluta di ogni potere, come elemento capace di superare la esigenza della rappresentanza. Ma vi sembrerà strano che chi ha messo in discussione il potere del popolo sono stati in particolare, nella storia democratica e repubblicana del nostro paese, due personaggi, Aldo Moro e Luigi Sturzo. Aldo Moro, già nel 1947, siccome teneva sulla rivista dei Laureati Cattolici una sua rubrica, e in un numero della primavera del 1947 riprende una frase di un intellettuale comunista apparso in un articolo sull'Unità, in cui si diceva: il popolo nel cui seno risiede unicamente la forza della vita, grande unità che tutto abbraccia, complesso di tutti i diritti, di tutte le potenze, di tutte le volontà. E poi continuava: complesso di tutti i diritti, di tutte le potenze, di tutte la volontà. E
chiosa Aldo Moro, qui evidentemente siamo al fondo della ideologia collettivista. In questo caso il popolo non è il soggetto, è insieme il termine dell'azione politica, è il Dio in terra. Può sembrare questa mistica del popolo un'esaltazione dell'uomo ed una liberazione da Dio, ma si tratta soltanto in realtà della servitù che diventa fatale per l'uomo. Parole dure, per un partito che evocava l'ascendenza dal popolarismo. Siamo nel 47, quindi il partito era la Democrazia Cristiana. Ma proprio il vostro corregionale Moro, che era in quel tempo era professore di filosofia del diritto, capiva le insidie di questa mistica del popolo. La mistica del popolo alla fine è contro la democrazia, non è a favore della democrazia, che pure siamo abituati a definire come il governo del popolo. La mistica del popolo è contro la democrazia, perché non riconosce le istituzioni della democrazia, a partire dalle istituzioni della rappresentanza. E Sturzo dirà proprio negli stessi anni: noi non ammettiamo che il popolo sia fonte assoluta di autorità e di sovranità, quale principio etico-giuridico, e potrei continuare. Da queste posizioni, proprio da queste posizioni, nasce il secondo comma dell'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale, che voi sapete che è stato il frutto dell'incontro fra due grandi costituenti, Togliatti e Dossetti. In particolare loro hanno lavorato sul primo comma, ma anche sul secondo comma, laddove si dice, adesso gli atti della Commissione dei 75, comunque di tutto il lavoro della Costituente, sono digitalizzati sul sito della Camera dei Deputati, li potete leggere, e trovate i segni di questo dibattito, di questo dibattito intenso in cui sull'articolo 1 chi parlava erano particolarmente Togliatti e Dossetti, Dossetti e Togliatti, e qualche volta si affacciava Moro. E nella seconda parte, appunto, nel secondo comma dell'articolo 1, si dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme consentite dalla legge. Quindi c'è una mediazione, nel senso che la sovranità tu la eserciti, tu popolo, quando diventi un soggetto gemmato da te medesimo, che è l'elettorato. Quando ti trasformi in elettorato, allora tu eserciti con gli strumenti che sono affidati all'elettorato, il voto in particolare, il voto, tu eserciti la tua sovranità. Perché i rischi erano proprio questi, che sono stati visti con assoluta lucidità dal nostro Costituente sin dall'inizio. E Dossetti ha avuto modo di parlare con Pedrazzi e di dire che non è stato semplice convincere Togliatti sulla necessità di non scherzare col tema del potere del popolo. Col tema del potere del popolo. Questo per dire che la preparazione culturale dei costituenti è stata decisiva a evitare che nella nostra Carta Costituzionale venissero inseriti degli errori grossolani. Per fortuna invece ci sono solo delle cose veramente molto importanti. Perché siamo soliti porre il problema in questi termini? Populismo o popolarismo? Perché in effetti la materia del popolo, la materia del potere del popolo, è stata affrontata in particolare dal popolarismo, ascendenza sturziana. In Italia è stato Sturzo l'inventore di questo movimento e dunque di questa tradizione culturale e politica. Perché al di là del fatto che è stato il Partito Popolare
un partito che è durato 5-6 anni la prima volta, e quando è rinato il Partito Popolare negli anni 90 è durato anche lì altri 5-6 anni. Al di là di tutto questo, comunque, di quell'esperienza partitica rappresentata dal Partito Popolare, quello che conta è il pensiero politico, da cui è nata una tradizione culturale, una tradizione politica che siamo soliti definire appunto popolarismo. In che misura il popolo, e dunque il popolarismo, valorizza il potere del popolo, della soggettività popolare? Guardate che questa idea del popolarismo ha avuto storicamente degli apprezzamenti assolutamente impensati. Gramsci scriverà, a proposito del popolarismo di Sturzo, che è stata una delle novità più rilevanti della storia del Novecento, ma siccome Gramsci scriveva negli anni 30, diciamo nella prima metà del Novecento, poi nella seconda metà del Novecento secondo me ci sono state altre cose anche. Però Gramsci, di un avversario come era allora Sturzo e come era il Movimento Popolare, esprimere questo giudizio perché per Gramsci era importante? Era importante intanto perché quel movimento ha consentito a una massa di cittadini che allora erano la maggioranza dei cittadini italiani e che a causa del provvedimento della Chiesa, a seguito appunto della perdita dello Stato Pontificio, erano impediti dal partecipare alla vita politica del paese, tutta la storia del Risorgimento, e dunque il popolarismo ha riscattato dall'astensione politica, dalla non partecipazione alla politica, quella che oggettivamente era considerata la maggioranza dei cittadini italiani, ma mi riferisco ai cittadini credenti, che si definivano, che si ritenevano, che erano di fatto, ecco, connotati dalla loro identità religiosa. E dunque questo movimento politico ha consentito loro di uscire dal buio delle catacombe politiche e giocare la loro parte. E dunque la democrazia italiana se n'è avvantaggiata. Finalmente era una democrazia rappresentativa del popolo italiano, non solo di una piccola parte, definita peraltro in termini censuari, del popolo italiano. Ma l'altro tema che aveva colpito Gramsci era esattamente questo, della idea di democrazia. Gramsci aveva un'idea di Stato molto diversa da quella di Sturzo, evidentemente, essendo comunista. E però era intrigato dall'idea del primato della società e della definizione che Sturzo dava dello Stato. Sturzo riteneva che lo Stato fosse la forma organizzativa della società e dunque fosse inevitabile, perché la società era inevitabilmente magmatica, aveva bisogno di essere strutturata, organizzata, e lo Stato era appunto questa forma che consentiva alla società di organizzarsi attraverso la fondazione di istituzioni preposte appunto all'organizzazione della società. E quindi il reticolo istituzionale che i popolari presentarono nel loro programma quando si presentarono la prima volta nel 1919 era una novità anche per Gramsci molto interessante, la concezione della democrazia che era sottesa appunto da questa idea del rapporto fra Stato e società. E dunque la tradizione del popolarismo nasce con l'apprezzamento del suo maggiore avversario,
ma anche Salvemini, che era laico, espresse un giudizio analogo a quello di Gramsci. Ma anche lo storico più importante di quella stagione, insomma, no? Federico Chabot, che era un laico, espresse a proposito del Partito Popolare un giudizio altrettanto positivo. Perché è stato il primo partito intanto che ha portato nel dibattito costituzionale, per quanto sia durato l'espace d'un matin, perché insomma, poco dopo è arrivato il fascismo e quindi non si è più aperto il dibattito sulla Costituzione, ma ha portato ad esempio l'idea di partito politico, la funzione di partito politico, quella che poi verrà riassunto in termini così magistrali da Costantino Mortati, insomma, no? il grande costituzionalista calabrese, nell'articolo 49 della Costituzione. Il popolo, attraverso i partiti, partecipa alla vita politica della nazione. E dunque il soggetto è il popolo, non sono i partiti. L'esperienza successiva ci ha purtroppo mostrato una realtà diversa, per cui i partiti si sono intestati una loro soggettività e il popolo è stato asservito alle decisioni. Sono i partiti che in una qualche misura legittimano i loro elettori, non viceversa. E dunque questa idea, che era un'idea chiara in Sturzo. Ma in Sturzo fa parte del popolarismo anche questo contenuto. C'era un'idea altrettanto chiara della prospettiva sovranazionale che la politica avrebbe dovuto avere. Sturzo, come voi sapete, definiva i meridionali con questa espressione che a me piace moltissimo. Li definiva, quando parlava del Mezzogiorno, diceva noi sudeuropei. Guardate che usava questa espressione negli anni dal 910 al 920, noi sudeuropei. Immaginava un ruolo dell'Italia centrale nell'area mediterranea. Ci sono delle pagine bellissime a questo riguardo. Ma arriverà negli anni 30, quando scriverà un libro al tempo della guerra di Spagna, a definire, a ipotizzare, prima ancora di Altiero Spinelli, l'esigenza di una federazione degli Stati Uniti d'Europa. Aggiungendo, oggi può sembrare un'utopia, ma senza un'utopia non arriveremo a realizzare niente. Perché bisognava in prospettiva avere una cultura politica che consentisse di governare, uso un'espressione forte, di governare il mondo. La nascita degli Stati Uniti d'Europa aveva l'ambizione di creare il governo in un'area regionale così vasta come era l'Europa, capace di esercitare un potere di influenza con le altre realtà continentali prossime, l'Africa in primo luogo e il Medio Oriente in secondo luogo, ma anche nelle relazioni transatlantiche, l'idea che l'Europa avesse un peso importante. E dunque attraverso questi processi si arrivava a creare delle forme di governo del mondo. Non a caso Sturzo parlava della necessità di cambiare lo statuto dell'organizzazione delle nazioni e creare gli creare le Nazioni Unite, insomma, no? Allora, per tutte queste ragioni, l'Europa come fase intermedia per poter governare il mondo era un altro tema che affascinava, in particolare l'intelligenza laico-liberale. Ripeto, ho fatto cenno prima a Salvemini, potrei citare anche altri, insomma, no, intellettuali di quella stagione, molto importanti. E
In che cosa concretamente si manifestava questa idea di popolarismo? Ma l'idea era quella di partire dalla soggettività del popolo. Il popolo ha il diritto di promuovere delle forme associative e produttive aggregate. E queste forme associative, produttive, rappresentative di realtà appunto popolari, una volta coordinate tra di loro, avrebbero potuto dar vita a un'espressione politica incisiva. In Sturzo il federalismo è uno dei principi irrinunciabili, non a caso lui fa il sindaco di Caltagirone, fonda l'ANCI Sicilia, e poi, di cui diventa presidente, e poi fonda l'ANCI Nazionale, di cui diventa vicepresidente, perché essendo prete non poteva avere queste cariche, non poteva neanche essere fare il sindaco, difatti si inventò quella locuzione di prosindaco di Caltagirone proprio perché per sfuggire a questo vincolo, ancora non c'era il concordato, ma insomma questo vincolo che la Chiesa aveva dato, gli aveva dato. Ma l'idea del federalismo di Sturzo è un'idea intrigante, no? L'associazione dei comuni dà vita alla provincia, l'associazione delle province dà vita alla regione, l'associazione delle regioni dà vita alla nazione, l'associazione delle nazioni dà vita alla comunità europea. Quindi, come dire, un processo che viene dal basso, un federalismo che si costruisce dal basso e non dall'alto, ma che serve a connotare una organizzazione istituzionale in cui la separazione dei poteri fosse evidente, ma fosse altrettanto evidente non la sola separazione, ma il contrappesamento dei poteri, come diranno poi i costituzionalisti nel 1946, il contrappesamento dei poteri. E dunque, per molti versi, e finisco, insomma, questa idea di popolarismo che, come voi vedete, non ha nulla a che fare con quella di populismo, è più moderna. Ed è moderna al punto che anche oggi, senza partiti popolari sul mercato, insomma, anche oggi è un'idea che può essere utilizzata per rinnovare, per rigenerare, per consolidare la nostra democrazia. Vedete, io sono convinto che la nostra democrazia è andata in crisi non con Tangentopoli all'inizio degli anni 90. Sì, quella è stata una sberla dovuta, ma era già in crisi la nostra democrazia. Ed è andata, questo processo di logoramento è continuato fino a che è diventato evidentissimo col passare degli anni e in particolare degli ultimi 20 anni. Guardate, per fare qualche riflessione, per l'incontro di questa sera, oggi mi è capitato fra le mani, perché è sempre così, quando meno te l'aspetti ti capitano dei documenti che per tanti anni hai cercato e non trovavi mai. Mi è capitato un articolo su una rivista tedesca di Dahrendorf all'inizio del processo del 1999. Dunque, 1999, siamo all'inizio del processo di globalizzazione. E Dahrendorf dice: non c'è dubbio che il processo di globalizzazione si sottrarrà le decisioni al potere politico, perché il processo di globalizzazione è un processo che viene gestito in particolare dalla finanza, dai gruppi finanziari, e non c'è dubbio che il processo di globalizzazione
è destinato a provocare maggiore ingiustizia nelle relazioni tra i popoli e nella vita interna ai popoli. E questa maggiore ingiustizia, questo differenziale nella ricchezza che tenderà sempre più ad allargarsi, creerà all'interno delle società un volume di ingiustizia che a un certo momento non si riuscirà più a dominare, a governare. La domanda che si pone Dahrendorf è questa: perché mai io debbo seguire la legge se la vostra legge mi impoverisce ogni giorno di più? Riflettete un po' con il modo di ragionare che da qualche anno si sta diffondendo e ha prodotto proprio alla base anche dei movimenti populisti. Perché io devo seguire questa legge se questa legge arricchisse te e impoverisse me sempre di più? Fino adesso le leggi erano fatte, mi riferisco ai primi 40 anni, 50 anni della vita repubblicana, per ridurre il delta dell'ingiustizia, per emancipare, si dice oggi, l'ascensore sociale, per emancipare dalla povertà intere generazioni, soprattutto le nuove generazioni. Se adesso invece questo processo di globalizzazione produrrà questi effetti, e se le democrazie non saranno in grado di governarli, a cosa mi serve la democrazia? Diceva Dahrendorf. Nel titolo di questo articolo Dahrendorf inserisce questo concetto: prepariamoci a nuove forme di totalitarismo. Perché nuove forme di totalitarismo? Perché arriverà un momento in cui ci sarà qualcuno che promette, ti promette la sua protezione e tu sarai disposto a dargli la tua libertà in cambio della sua protezione. Guardate, la modernità e l'attualità di questo articolo sono passati 30 anni. Nel gennaio di quest'anno il Censis, nella prima quindicina di gennaio, ha pubblicato, non so se ricordate, un'indagine che è stata fatta sui giovani italiani dai 18 ai 29 anni, ai quali è stata posta la domanda: saresti disposto a rinunciare alla tua libertà e ai tuoi diritti in cambio della protezione dello Stato? Il 47%, ripeto, 47% dei giovani dai 18 ai 29 anni ha risposto sì. Questa è la cifra della crisi della nostra democrazia. Allora, come fare a recuperare? Questo è un tema, quello della globalizzazione. L'altro tema è quello della rivoluzione digitale, che più o meno è coeva con il processo di globalizzazione. La rivoluzione digitale. Un paio di anni fa, mi è capitato, forse 3 anni fa, di chiudere un corso di formazione di giovani assieme a Luciano Violante, che pure un altro, mi pare di capire, di ricordare che è stato un altro vostro relatore, di giovani democratici. E alla fine il giovane che guidava questa conversazione ha posto a entrambi, a lui e a me, la domanda: ma a vostro avviso quale deve essere il rapporto fra rete e politica? E tutti e due abbiamo dato la stessa risposta. Abbiamo detto, ma insomma, adesso siccome la gente non partecipa più, i partiti non esistono, le sezioni non, se ci sono, i circoli non funzionano. E dunque la rete può essere un'occasione per partecipare, soprattutto per i giovani che
sono smanettoni che padroneggiano queste nuove tecnologie per partecipare appunto alla vita politica. E tutti e due siamo stati sepolti da una crassa risata del centinaio di giovani che erano lì ad ascoltare, come a dire: si capisce che voi appartenete a un'altra era e non vi rendete conto. E per essere più espliciti ci hanno detto: noi non vogliamo partecipare alla politica, alla vostra politica. Noi vogliamo decidere la politica attraverso gli strumenti della rete. Vogliamo decidere. Perché se 75 anni fa non era possibile ipotizzare una delle forme di democrazia diretta, perché non si possono portare 50 o 60 milioni di italiani nell'aula di Montecitorio, adesso con la rete è possibile poter decidere. E dunque voi capite che la rete sta introducendo degli elementi che mettono oggettivamente in discussione il principio di rappresentanza che noi cerchiamo di difendere, oggettivamente. Io non so come ne usciremo da questo processo, non so quale risposte daremo alla crisi della democrazia che è sotto gli occhi di tutti, parlo di funzionamento della democrazia che è sotto gli occhi di tutti. Non so se lo sbocco sarà quello preconizzato da Dahrendorf, appunto, che diceva: preparatevi ad avere dei nuovi capi che siano dei veri capi, non necessariamente devono essere come Mussolini o come Hitler, ma dei capi di regimi totalitari. Dahrendorf parlava del fascino delle democrazie asiatiche, alludeva in particolare alla Cina, dove c'era il potere duro di una dittatura che conviveva con la libertà del mercato, dove c'era già allora, 30 anni fa, ma c'è ancora di più oggi, il fascino delle democrazie asiatiche, diceva Dahrendorf. Questo può essere uno sbocco al quale dobbiamo prepararci, ma non sono democrazie, almeno nei termini in cui noi abbiamo concepito la democrazia con la nostra carta costituzionale. Oppure l'altro sbocco sarà quello di una pretesa dei cittadini di poter decidere, non solo influenzare, parti sempre più ampie di quello che siamo soliti definire il potere dello Stato. E dunque in questo caso bisognerà prevedere delle forme di democrazia che prevedano di democrazia, non so dire come, la coabitazione tra l'esercizio della rappresentanza, secondo comma dell'articolo 1 della nostra Costituzione, e l'esercizio di forme di democrazia diretta. Se potranno essere definite date all'una modalità e all'altra modalità, però quello che sono sicuro è che così non si potrà continuare, perché le democrazie stanno facendo acqua un po' ovunque. Sì, possono esserci dei colpi di coda quando, come è accaduto nelle recenti elezioni americane, si determina una contrapposizione così frontale fra due modalità così radicalmente diverse di intendere il potere. Oppure quando c'è un problema di salute pubblica perché devi liberarti di un tiranno, come nel caso di Trump, e allora la gente va a votare in massa, come è accaduto nelle ultime elezioni americane. Ma saranno sempre più eccezioni. Nella normalità dell'esercizio democratico la gente vivrà con distacco il potere che pure è posto in capo ad essa medesima, il potere elettorale, e non si accontenterà più di quel solo potere. E dunque siamo arrivati a parlare della crisi della democrazia
avendo cominciato il nostro percorso da una valutazione sul populismo e poi sul popolarismo, e adesso siamo entrati in un dibattito che è quanto mai attuale. Io mi fermo qua perché altrimenti rischio di prendervi troppo tempo. Grazie. Grazie, grazie infinite. Vedo qualcuno che applaude nel video, e quindi davvero l'applauso di qualcuno diventa l'applauso di tutti, ed è un applauso di gratitudine all'equilibrio, all'esposizione, ai contenuti. Quindi veramente, veramente, veramente grazie. Come al solito, io chiedo a chi lo volesse di prenotarsi per eventuali domande o interventi. Mi pare di capire che il professor Castellani abbia piacere a intervenire, lo vedo come gli altri. Col professor Castellani abbiamo parlato anche di questi temi in un'altra sede, quindi ne torno a parlare volentieri. Ma io ho una piccola osservazione, un piccolo commento da fare a supporto di quello che ha detto molto bene e molto meglio di chiunque di noi, forse, Pierluigi, e poi una domanda però. Allora, l'osservazione è questa. Io penso, Pierluigi, che tu abbia sottolineato molto bene la caratteristica del populismo, no? Cioè che usa le domande anche legittime dei cittadini a fini di parte. Io da sindaco ho sperimentato tua osservazione in concreto, per esempio sul tema della sicurezza nelle città, che è esplosa a Torino quando, nel mio secondo mandato, nel 97, no? Legata soprattutto al tema dell'immigrazione. Devi stare più vicino al microfono perché si sente a tratti. Ecco, dicevo, no? Sul tema della sicurezza. Sul tema della sicurezza, che è un diritto di cittadinanza, la sicurezza, no? Non è né di destra né di sinistra, come dicevamo noi sindaci. Beh, quel tema lì è stato strumentalizzato in quegli anni là, in particolare dalla Lega, per dare addosso ai sindaci, no? Noi a Torino abbiamo visto in quegli anni le prime sperimentazioni delle ronde, di queste cose strane, no? Quindi è verissimo. Cioè, io credo che il cuore del populismo sia proprio quello di utilizzare legittimi diritti, no? Anche di cittadinanza, che hanno la loro sede nella domanda del popolo, a fini di parte. Invece la domanda che ti vorrei fare, Pierluigi, è questa: tu hai concluso con la crisi della democrazia, no? È un tema che mi è molto caro, perché io credo che nelle città, e te lo domando, no? Si potrebbe provare a sperimentare delle forme di esercizio dei diritti di cittadinanza che siano complementari alla rappresentanza, no? Oggi tutti gli statuti delle città, per esempio quello di Torino, ma immagino, prevedono dei cosiddetti strumenti di partecipazione, tipo il referendum, piuttosto che la petizione pubblica, cose mai usate. Io in 8 anni da sindaco non le ho viste usare praticamente mai, no? Mentre invece ci sono, in alcune parti anche d'Europa, delle sperimentazioni di assemblee popolari, di assemblee di quartiere, che vengono utilizzate per far prendere delle decisioni orientative, no? Sulle quali poi intervengono le istituzioni. Allora, io credo che nelle comunità piccole, no? Nelle città in particolare, sia possibile mettere in campo un po' di creatività per, come dire, fertilizzare la rappresentanza, no, le strutture di rappresentanza che sono in grande difficoltà. Ho finito. Grazie. Grazie. Mi permetto di fare una mozione sul metodo. Chiederei di raccogliere qualche domanda, oltre a quella del professor Castellani. Ci sono altre persone che sono prenotate, e poi magari chiederei all'onorevole Sanetti una risposta definitiva che sia comprensiva di tutte le sollecitazioni pervenute. Va bene. Nell'ordine, Gaetano, Cusenza, quindi ci sono un po' di sindaci o di ex sindaci: Gaetano Cusenza, già sindaco di San Giovanni Rotondo, Tonino Cavallo, già sindaco di Rizzano, e poi altri amici. Vai, Gaetano.
Grazie Gianni, grazie per Luigi ancora una volta di questa riflessione meravigliosa. Quindi se il populismo, e l'ha detto il Papa, e l'ha detto Don Sturzo e tu questa sera ce lo hai spiegato in una maniera eccezionale, e la strumentalizzazione dei bisogni del popolo, questo oggi continua ad accadere perché probabilmente il popolarismo non c'è troppo in politica. Questa valorizzazione, come dici tu, del pensiero del popolo probabilmente oggi sta scomparendo. E allora può essere la soluzione perché si ritorni ad poter seguire questo pensiero politico, appunto, che è il popolarismo e che appunto rappresenta la valorizzazione del pensiero del popolo. Perché il sistema rappresentativo che noi abbiamo in Italia ritengo che certamente può rappresentare una forma di democrazia eccezionale, però di fatto oggi vediamo che in molti partiti, io penso anche, non riesco a fare distinzione tra partiti o movimenti di destra o di sinistra, perché il populismo lo vedo anche in partiti che non sono solo di destra, li vedo anche, infatti c'era ieri, proprio ieri, un articolo sull'Avvenire di Paolo Sorbi che nel titolo provocava proprio questo: anche nei progressisti c'è il rischio di un populismo confusionario, come vogliamo, ma c'è questo rischio. Però secondo me probabilmente c'è un populismo avanzato perché il popolarismo non c'è, è scomparso, o ci sono pochi movimenti o pochi politici che interpretano il popolarismo. Grazie. Grazie Gaetano. Alcuni componenti del PD importanti sembrano essere diventati specialisti del settore, per dare conferma di quello che dicevi tu. Tonino Cavallo. Sì, buonasera a tutti. Un saluto particolare per Luigi Castagnetti, che ha svolto una relazione davvero molto, ma molto interessante. Io voglio rivolgere a Pierluigi Castagnetti una domanda che riguarda l'unità politica dei cattolici. Noi abbiamo sperimentato dalla fine della Democrazia Cristiana, come dire, la diaspora dei cattolici. Quindi una tendenza a considerare, come dire, no, legittima la partecipazione nelle varie formazioni politiche dei cattolici. Alla luce di quello che è avvenuto in questo lungo periodo, dalla fine della DC ad oggi, vorrei chiedere a Pierluigi se ritiene che possa essere ancora utile alla società italiana un ritorno, come dire, a quell'unità politica dei cattolici che abbiamo visto negli anni della Democrazia Cristiana e che credo che abbia, come dire, portato giovamento, che sia stata utile alla società. Grazie Tonino. Silvio Caforio, io mi permetto di raccomandare a tutti capacità di sintesi che senz'altro è nelle vostre corde. Grazie. Sì, allora io volevo rivolgere all'onorevole Castagnetti questa considerazione, una domanda che però esprime un senso di rammarico. Innanzitutto vorrei sapere, ma come ne usciamo da questo gap di democrazia e di rappresentanza? E poi, secondo voi, ritenete sia una soluzione o una strada percorribile quella della scuola politica come quella in Francia? Oppure mi viene in mente la discussione sulla rappresentanza della democrazia sulla base della deriva in cui siamo arrivati oggi, che abbiamo delegato o surrogato la rappresentanza democratica su una piattaforma Rousseau, oppure addirittura ancora peggio soltanto sulle esclamazioni dei social.
Allora io a queste domande dico, se questa è la deriva a cui stiamo andando incontro e andremo a sbatterci, vorrei dire se non c'è una deriva sociale, politica dell'intera democrazia, e quindi sarebbe opportuno di trovare una soluzione di come governare questa, questa deriva, insomma. Grazie. Molte grazie Silvio. Carla. Buonasera onorevole Castagnetti, un immenso grazie per questo excursus storico rispetto a queste due categorie, perché effettivamente ciò che manca oggi io penso che sia proprio la chiarezza anche nell'uso dei termini e il significato che i termini hanno con la loro memoria storica. Come ci insegnava Brodel, le cose si comprendono nelle lunghe derive storiche, no? E quindi, come mi insegna anche il mio maestro Aldo Bonomi, sociologo, sono felice che lei abbia richiamato le due fenomenologie cruciali del salto d'epoca che noi stiamo attraversando, che sono la globalizzazione e la digitalizzazione, alla quale naturalmente dobbiamo includere anche la terza fenomenologia, che è la questione dell'ambiente, la questione appunto climatica. Ora, io devo porle un quesito che non posso non farle anche come sociologa dei territori, no? La vostra cultura, la cultura del popularismo e non del populismo, è stata la cultura che più di tutte ha rivendicato anche il protagonismo del basso, cioè delle, diciamo così, del soggetto società, facendo sì che la società però prendesse consapevolezza del suo ruolo partendo dal basso. Ha raccontato in maniera veramente molto, molto profonda questa tradizione, no? Che apparteneva al vostro pensiero e che ha portato poi alla costituzione anche dei corpi intermedi, alla costituzione appunto del principio della partecipazione. Il dramma oggi, e non so, e questa è la mia domanda che io le voglio porre, è vero, la crisi dei partiti non è iniziata nel 92, ma molto prima, molto prima. E sono felice che lei l'abbia detto. Il problema però che noi stiamo verificando è questo. In questa fase, a fronte di questo salto d'epoca, non sta seguendo a questo salto d'epoca un riformismo dei corpi intermedi. Cioè, cosa voglio dire? I partiti, i sindacati, tutti quei soggetti che hanno garantito appunto il concetto della democrazia e della rappresentanza, nel salto d'epoca non hanno capito quello che stava succedendo. O forse non lo hanno per tempo capito, forse oggi se ne stanno rendendo conto. Perché la globalizzazione ha significato il dominio dei processi globali, della finanza in primis, ma non solo. Anche le internet company sono processi globali, e la crisi della democrazia oggi trova la più grande, secondo me, drammaticità nel fatto che non ci si rende conto che il dominio degli algoritmi e quindi delle società, delle internet company, sta diventando veramente il, come dire, l'ago della bilancia che sta dimostrando perché c'è la crisi della democrazia. Quelle tirannie di cui parlava lo studioso tedesco che lei ha menzionato, quelle tirannie oggi non sono tanto frutto di processi politici, ma di processi economici. Sono i processi globali, quei big player delle internet company, che comunque, diciamo, non hanno una coscienza e che quindi in questa fase stanno controllando tutto, compreso la politica. Allora, il problema è, a fronte di questa consapevolezza e a fronte della tradizione del pensiero popolare, io mi domando come mai non si stia in questa fase, voi che avete quella tradizione, state rivendicando l'urgenza e anche, devo dire, il grande rischio che si sta correndo.
un grande silenzio, no? In questo momento. Che drammatico. A me non mi meraviglia la risposta che le hanno dato i giovani, perché ai giovani mancano i fondamentali. Non sanno nemmeno più la storia. E questo ci porta a ragionare poi di tante altre cose, la crisi delle istituzioni della scuola, la crisi di altre agenzie, non apro altri capitoli. Però questi ragazzi che fanno i movimenti, diciamo così, che fanno le rivendicazioni sulla questione ambientale, non si rendono conto che loro sono i primi grandi sostenitori del mondo digitale, delle internet company in particolare, che sono coloro che stanno governando i fili del mondo e non ne hanno coscienza, non ne hanno coscienza. Continuano a fare le battaglie contro le compagnie petrolifere e non hanno capito che i grandi potentati del mondo non sono più le compagnie petrolifere, ma sono quelli che loro sostengono, i loro grandi leader, Gutenberg e tutti gli altri. Allora, e loro, quelli sono i loro modelli, E questo è il dramma su cui non si sta pensando. Non c'è un processo culturale in questo momento che sta aiutando i giovani a prendere coscienza della realtà nella quale vivono. Ecco, la domanda che le pongo è la responsabilità di chi, come voi, grandi, profondi intellettuali e anche politici, che in questa fase secondo me dovreste avere molto più voce nel mettere in evidenza i pericoli che si stanno correndo in questo momento. Anche per stimolare coloro che la politica la stanno ancora facendo a non abbandonarla, perché effettivamente, secondo me, il dato più drammatico che c'è oggi è l'astensionismo. Non si va più a votare, o si vota senza nessuna convinzione. Grazie Carla, grazie di cuore. Ci sono le prenotazioni di Maria Grazia, di Michele Di Vico, di Salvatore Russillo, e anche io volevo dire due cose, e mi fermerei qui per non fare mezzanotte. Maria Grazia, prego. Sì, io innanzitutto saluto con gioia e con molto piacere l'onorevole Castagnetti, che avevo ascoltato l'ultima volta proprio sul tema populismo e popolarismo in un incontro organizzato in quel di Massafra dal suo grande amico professor Lino Prenna, che è uno dei miei massimi punti di riferimento, col quale mi sono formata. È un tema veramente cruciale in questo momento storico, in cui veramente la crisi della democrazia è da addebitarsi, a mio avviso, proprio alla crisi della politica, e proprio in questa crisi della politica sta dilagando il populismo. E l'onorevole Castagnetti ce lo spiegava brillantemente: praticamente populismo significa utilizzare i bisogni, i diritti del popolo, e quindi vendere la propria libertà per sentirsi tutelati in quelli che dovrebbero essere i bisogni, i diritti, quindi in quella che dovrebbe essere una tutela assolutamente normale, perché ormai non siamo più in una situazione di normalità, ma siamo in una situazione patologica. Basti vedere che la politica, insomma, anche nell'ultima vicenda governativa non è riuscita a trovare una soluzione, e per fortuna che ha sopperito la saggezza del nostro grande Presidente della Repubblica. Allora la domanda che io voglio fare, individuando proprio che la ricostruzione della democrazia debba necessariamente passare attraverso la ricostruzione della politica, e che per la ricostruzione della politica si debba passare necessariamente dal populismo al popolarismo, la domanda che faccio è proprio questa: qual è la strada da intraprendere, la strada per continuare a crederci? Quale strada devono seguire gli attuali partiti? Possiamo continuare a credere ancora negli attuali partiti? Ve lo dice una che ne è fermamente convinta. Facendo eco all'intervento precedente, il silenzio, l'analfabetismo politico, che non è soltanto dei giovani, ma purtroppo di persone che ci troviamo anche come legislatori, in cui la statura dei grandi intellettuali, come colui che abbiamo appena ascoltato, sta venendo meno. Io ho dovuto spiegare la Costituzione sotto una tenda dove avevamo il presidio
a parlamentari, non vi dico di quale movimento, ma comunque espressione del populismo, che volevano ergere le barriere nel mercato europeo, e dovetti spiegargli l'articolo 10 della Costituzione, dovetti spiegargli che ci sono dei trattati a livello europeo. Mi diceva costui, ma lei sta dicendo qualcosa di molto interessante. No, non lo sto dicendo io, sono le basi, l'ABC della Costituzione. Qual è la strada da intraprendere per ricostruire il popolarismo e per ricostruire la politica e la democrazia? Molte grazie, Maria Grazia. Michele Rico. Sì, buonasera a tutti, grazie Gianni. Cercherò di essere quanto più breve possibile perché la signora Maria Grazia mi ha un pochettino anticipato anche la mia domanda. Intanto, se mi consenti di salutare con grande piacere il mio ex sindaco di Torino, Castellani, col quale sono stato diversi anni e quindi con grande piacere lo saluto. E come saluto così anche l'onorevole Castagnetti, la ringrazio per la grande lezione che ci ha dato stasera, e quindi cerco di essere sintetico. Lei in tutta la sua lezione, diciamo, la cosa che più mi ha colpito e proprio per quanto riguarda la crisi attuale dei partiti, e soprattutto la crisi che è nata dopo gli anni del 90, soprattutto 94, quando è stata soppressa la Democrazia Cristiana, fonte del nostro grande partito, a cui ho dato tutto me stesso in gioventù, e quindi sento ancora nel cuore questa grande ferita. La mia domanda all'onorevole Castagnetti è questa, cioè: come poter ritornare effettivamente alla realizzazione di partiti come si faceva proprio all'interno della Democrazia Cristiana, dove venivano costruite proprio scuole di formazione per noi giovani, dove all'interno delle sezioni si discuteva, si parlava, probabilmente si litigava anche, però si usciva poi fuori con un unico documento che era quella lì, che era la linea da portare avanti. E quindi, secondo me, proprio per ritornare a questa possibilità e dare la possibilità che anche, diciamo, la democrazia possa vincere su tutto e non con il populismo di questi partiti attualmente che ci sono. La ringrazio e saluto a tutti. Grazie Michele, ciao Salvatore, prego. Ciao Michele, ciao Gianni, grazie della buonasera a tutti e grazie, insomma, di questa bella occasione di riflessione che... Grazie, diciamo, a te che l'hai messa in piedi, ho parlato con Rosa in questi giorni e mi ha fatto molto piacere partecipare. Saluto il presidente Castagnetti, e al quale volevo appunto, diciamo, rivolgere una breve riflessione, perché è sempre un piacere ascoltarlo, insomma, per stare il mio presidente e sono particolarmente affezionato. E parto dall'ultima parte della sua riflessione, quella sulla crisi della democrazia, per collegarmi un attimo, diciamo, all'attualità. Noi viviamo in un contesto nel quale, insomma, con il nuovo governo esiste una sola forza di opposizione, che è Fratelli d'Italia, e questo determina, diciamo, un quadro un po' complicato, diciamo, anche nell'assetto della nostra democrazia. Ma soprattutto quello che mi preoccupa, e quindi volevo chiedere, diciamo, una sua opinione, era questo. Molti opinionisti, i grandi giornali, hanno enfatizzato molto che con l'avvento di Draghi viene sconfitto di fatto il populismo, e quel meccanismo che aveva determinato, come dire, l'uno vale uno, che in fondo, diciamo, era stato il mantra degli ultimi anni. Io in realtà sono molto preoccupato perché questo secondo me non c'è, ed è un'illusione, perché il malessere della società continua a covare e, diciamo, la pandemia potrebbe far esplodere ulteriormente questo tipo di malessere sociale profondo, e che non viene, diciamo, adeguatamente colto, perché un po' perché, diciamo, tramite gli ammortizzatori e gli strumenti di contrasto alla povertà, mi riferisco soprattutto nel nostro mezzogiorno, sono abbastanza attutiti in questo momento. Ma nel momento in cui, diciamo, in estate, lo sblocco dei licenziamenti e, diciamo, quant'altro, questo potrebbe determinare
una crisi molto più profonda di quello che possiamo immaginare, e potrebbero non servire le parole che vengono usate dai grandi opinionisti sulla effettiva, diciamo, superamento del populismo. Cioè, in realtà, quello che le volevo chiedere, Presidente, è questo. Non ritiene che la nostra cultura, quella cattolico-democratica, in questo momento dovrebbe esercitare un di più di riflessione rispetto a questo tipo di prospettiva, che purtroppo non viene adeguatamente colto rispetto ai rischi che un malessere che cova nel profondo della società alla fine possa emergere, diciamo, come un fiume carsico e travolgendo definitivamente le nostre istituzioni democratiche. Grazie. Grazie Salvatore. Ringrazio anch'io molto davvero l'onorevole Castagnetti per veramente per la lucidità dell'intervento. L'ho detto prima, ma mi fa piacere ripeterlo perché lo penso veramente, sia una grande lezione veramente. Però nella lezione mi pare che ci siano anche dei segni di speranza, no? che voglio cogliere. È come se in qualche maniera l'onorevole Castagnetti avesse, almeno così io l'ho colto, no? Mi fa piacere cogliere così, e probabilmente in un momento così difficile per tutti abbiamo bisogno di momenti di speranza, di ottimismo, e quindi ci aggrappiamo anche a quello che magari non è stato detto, ma che avremmo voluto che fosse stato detto. Insomma, quindi io non lo so se lei l'ha detto o no, però immagino che l'abbia detto, mi fa piacere immaginare l'abbia detto. Io, a un certo punto del suo intervento, ho detto, esiste ancora oggi, no? Probabilmente la possibilità, i presupposti perché una cultura, per così dire, popolarista o popolare, se preferisce, possa in qualche maniera avere diritto di cittadinanza nel contesto politico attuale. Altri, negli interventi successivi, hanno ripreso questo tema e hanno suggerito una maggiore presenza, per così dire, del cattolicesimo democratico nel dibattito odierno. Qualcuno mi pare che abbia detto, forse, no, in questa crisi della politica o della democrazia, ha detto qualcun altro, o della società, ha detto qualcun altro, probabilmente il pensiero del cattolicesimo democratico avrebbe necessità di una voce un po' più significativa, di una voce un po' più forte, no? A me pare che alla fine lo scenario politico, no, sia figlio della volontà del consenso elettorale, cioè della volontà delle persone, sia esattamente la faccia di quello che è la società in un momento storico, no? E se questa cosa è, e se questa cosa mi pare che sia, la società non è una cosa anonima, no? La società è composta dalle persone, no? E allora la domanda vera, adesso non voglio esagerare, ma la domanda vera forse è: dov'è l'uomo in questa fase storica, no? Dov'è l'uomo in questa fase storica? E mi pare che, insomma, la carenza di agenzie educative, no? Che magari è la novità di questi ultimi 20 anni, quando eravamo ragazzi noi c'erano le parrocchie o le sezioni di partito, o magari le scuole un po' più attente all'educazione oltre che alla formazione, no? Adesso mi pare che tutto sia finalizzato all'aumento esponenziale della formazione delle persone, però mi pare che latiti completamente la fase educativa, cioè abbiamo le persone preparatissime ma che non sono diventate uomini, no? O donne, o comunque persone adulte, no? E poi lo specchio di questo modo di pensare, di questa nuova umanità è, con tutto il rispetto possibile, Zingareccio, adesso con tutto il rispetto possibile, no? Il PD che fa l'intergruppo con i 5 Stelle e che fa capogruppo Crimi, no? Cioè, adesso nel rispetto più profondo per tutti, voglio dire, ma è chiaro che anche quelli da cui ci aspetteremmo una maggiore consapevolezza e una maggiore passione educativa, cioè non una politica che insegue l'emotività delle persone per prenderne consensi, ma una politica adulta che non smarrisce la passione educativa, no? Invece ragionano secondo parametri completamente altri. E in verità la Chiesa, non la Chiesa di Francesco, ma la Chiesa dei nostri luoghi, delle periferie, delle nostre città, i nostri vescovi, non tutti e non sempre, ma molti sì, perché molti sono di derivazione lugnana,
e quindi voglio dire non a caso, no? Ragionano secondo alcuni parametri, inseguono anch'essi l'emotività, inseguono anch'essi l'emotività e non aiutano, voglio dire, chi invece si propone nei contesti territoriali come costruttore di comunità, non smarrendo mai la passione educativa. Quindi poi quello che accade di fatto è che ci sono contesti, territori, dove chi ha questa passione sperimenta l'isolamento e dice vabbè, ciao, cioè io capisco di essere completamente terzo nel sistema, me ne vado, no? Però siccome mi pare di capire che, insomma, al di là dell'atteggiamento soggettivo dei singoli che presi emotivamente possono anche decidere di lasciare la partita, ma la partita è talmente grossa che una dimensione valoriale, una cultura di cui noi proviamo nel nostro piccolo, altri, lei in particolare, Castellani, Rosi Bindi, altri con spessore evidentemente diverso, noi nel nostro piccolo, ma proviamo a essere testimoni del Vangelo della storia, mettiamolo così, no? Pur sperimentando spesso sterilità nell'impegno, no? Forse mettere insieme queste sensibilità, provare a recuperare una cultura del noi, no? Che non significa necessariamente fare un partito nuovo, questo non lo so, non sono in grado di dirlo, ma che significa invece sperimentare una rete di relazioni che consenta alle persone di avvertire un senso di appartenenza e di confrontarsi su quali possono essere i processi educativi, ma fino anche gli strumenti di comunicazione sulla rete, perché è chiaro che se è quello il campo del confronto, noi assai che diciamo che l'oratorio e la parrocchia è il terreno che ci piace di più perché siamo stati formati noi là dentro, ma se il terreno di confronto nuovo è quello, è là che ci andiamo a giocare la partita, ma ci andiamo a giocare la partita non evidentemente da commentatori del salotto buono del territorio, ma da quelli che ci stanno dentro e che capiscono il linguaggio e che attraverso quel linguaggio fanno pervenire invece gli strumenti, i valori in cui credo. Cioè le sto chiedendo, come sto chiedendo al professor Castellani, come sto chiedendo in maniera accorata a tutti voi, che questi momenti belli che abbiamo condiviso con la Fratelli Tu, cioè queste cose che proviamo a fare con il professor Castellani, abbiamo fatte tante in questi anni, lui è sempre stato molto caro e disponibile, ma con tanti tra voi abbiamo camminato insieme in questi anni, non siano solamente episodi occasionali di vecchie glorie, combattenti e reduci, ma che sia invece un tentativo di, a partire dalla consapevolezza, io ho 55 anni e evidentemente avverto, ho contezza che il tempo passa per tutti e che bisogna investire sul futuro, ma a partire dai vissuti e dalle sensibilità e dalla testa che evidentemente ad alcuni di noi, a voi ancora di più, funziona bene, no? Probabilmente scenari di futuro, mi sto riferendo alla frase che io immagino che lei abbia detto, che lei probabilmente ha detto, o comunque che a me piace aver sentito, no? Che c'è ancora spazio per una cultura in questo momento, forse reinventarci una cosa non fosse altro che un laboratorio di idee, no? Che sia inclusivo e dove ci sia consentito a tutti di condividere passioni per l'umanità prima ancora che per i ruoli, perché questo mi sembra il gioco fondamentale. Chi ha passione per l'umanità ha la passione educativa e non insegue le emotività delle persone, ha in mente invece di essere strumento di crescita per le persone. Questo è il distinguo grosso, no? Poi lo so che la politica è fatta di consensi, di ruoli, di altre cose, ma non tutto giustifica l'aspettativa di ruolo, e secondo me non l'aspettativa di ruolo e di consenso non può giustificare andare a fare intergruppo e mettere i climi capogruppo, perché là non capisco più, cioè mi sento strano, mi sento terzo. E insomma, mi sto permettendo di dire, possiamo immaginare la costruzione di qualcosa, cioè ci inventiamo una cosa, questo sto dicendo. A me? Mi sentite? Datemi una risposta, mi sentite? Sì, sì. Sì, sì, ci sentiamo. Va bene. Va bene. Allora, ma mi avete fatto tante domande difficili, ma avete trattato così anche Valentino? Gli avete fatto delle domande difficili quando è stato il suo turno? È il tuo questa sera, vai. Ah, ecco, adesso mi è scomparso il collegamento, o sbaglio? Mi vedete adesso? No.
Sì, la vediamo. Vabbè, io non vedo più niente, ma comunque lo stesso, non devo vedermi. L'importante è che mi ascoltiate voi. Va bene. Allora, ma insomma, a me sarebbe piaciuto fermarmi qua, perché dopo l'intervento conclusivo di Gianni, insomma, lì c'erano anche gli elementi di speranza, di ottimismo, e in un qualche modo anche di conclusione della nostra serata, insomma, quindi io rischio adesso di rovinare il tutto. Ma quello che io voglio dire, sto facendo un tentativo assurdo di... Guardi, se lei guarda il computer, in basso a sinistra... No, ho già fatto. C'è una cosa dove c'è scritto disattiva video. Lei deve attivarlo. No, ma era successo qualcos'altro. In ogni caso adesso vi vedo, quindi tranquillo. Tutto a posto. Va bene? Sì. Posso proseguire? Assolutamente sì. Ecco. Allora, io non so se sarò in grado di rispondere a tutte le domande, ma ci proverò. E in ogni caso cercherò di riassumerle un po', le domande. Vedete, le ultime domande, mi consentirete di fare qualche incursione nella politica di oggi, proprio di oggi, 4 marzo. Stasera noi siamo venuti a questo incontro avendo alle spalle una notizia che ci ha abbastanza sconvolto. Le dimissioni del segretario del maggior partito della sinistra democratica, insomma, no? Di Nicola Zingaretti. Qualche giornalista, siccome io ieri avevo fatto un tweet in cui avevo detto capisco la resistenza di Zingaretti alla convocazione di un congresso straordinario, però di fronte a dei sondaggi che danno il PD al 14%, qualche cosa di straordinario bisogna pur che ci inventiamo. Mi sembrava di aver detto una cosa moderata e anche ragionevole. Allora, stasera qualche giornalista, già ieri sera mi avevano chiesto delle interviste, e anche oggi pomeriggio, ma io mi sono ben guardato da rilasciare interviste, dopo che un giornalista della Stampa oggi ha scritto che Castagnetti, vicino al Presidente della Repubblica, ha fatto questa osservazione, quindi figuriamoci, quando vedo che tirano in ballo il Presidente della Repubblica cerco subito di ritirarlo. Ma la domanda che mi ha fatto qualche giornalista oggi pomeriggio, qualche cosa di straordinario bisogna pure inventarsi, era questo? Erano le dimissioni di Zingaretti? Sei soddisfatto? Hai ottenuto quello che chiedevi? Io ho detto, guarda, ho deciso di non rispondere e di non parlare, di non ne aggiungere nessuna parola, perché chissà poi come me la stravolgete. Ma se io dovessi esprimere una mia opinione rispetto a queste dimissioni, di cui capisco anche la strumentalità, in politica ci sta. No, non è questo che io credo che oggi si deve mettere in campo. Oggi, se si ha la consapevolezza di quello che anche una signora che è intervenuta, mi pare la Carla, insomma, no? Che ha parlato di salto d'epoca, se vogliamo in un qualche modo dimostrare di avere contezza del salto d'epoca in cui ci troviamo, quello che ci serve oggi è un di più di intelligenza. Io convocherei l'intelligenza democratica, chiamiamola così. Gli intellettuali che guardano con simpatia all'area della sinistra democratica, perché ci aiutino a capire che cosa fare, perché a me pare che le abbiamo provate tutte,
abbiamo provato con un partito più unito e avevamo poco. Poi abbiamo provato con un partito leaderizzato che ci ha fatto esplodere al 40% e poi dopo ci ha fatto, ha concluso portandoci al 18%. E poi abbiamo provato con un segretario dalla faccia, dai comportamenti assolutamente per bene, come a me pare Nicola Zingaretti, e però la gente continua a non votarci. E dunque non siamo ancora riusciti a capire che cosa dobbiamo fare per recuperare, come dire, il consenso, che vuol dire la fiducia della gente, dei cittadini. Evidentemente la gente è stanca di un ceto politico che è in pista da troppo tempo. È stanca di un ceto politico che è sempre al governo. È stanca di un ceto politico che mostra di avere smarrito un po' l'anima, l'idea dell'intergruppo con i 5 Stelle, Crimi, eccetera, come ha detto Gianni, è stanca delle solite risposte, perché i problemi non sono i soliti problemi, i problemi sono nuovi e bisogna dare risposte nuove. E io non ce l'ho la risposta. Se mi dicessero adesso ti chiamiamo a fare il segretario del Partito Democratico, la prima cosa che farei, perché non ho la risposta, è mettere assieme le intelligenze, così come erano abituati a fare i grandi partiti popolari nei momenti di salto d'epoca. Perché il salto d'epoca vuol dire che i paradigmi del passato non ci sono più o si sono molto affievoliti. E gli stessi principi politici, non voglio dire i valori costituzionali, ma principi politici a cui siamo stati educati non sono più sufficienti o non sono più condivisi. Io vorrei in un qualche modo che si ragionasse su questo. C'è uno spreco di intelligenza condannata al silenzio perché non ha il luogo in cui potersi esprimere. C'è una dissipazione di questa intelligenza che deve essere richiamata in campo a dare una mano a chi oggi ha le responsabilità della guida della politica, della guida dello Stato, della guida della democrazia. A me hanno fatto piacere le prime scelte del governo Draghi. Ha chiamato degli intellettuali che hanno idee e che non avevano luogo, strumento, sede in cui esprimere. Ha chiamato dei servitori dello Stato che hanno dimostrato nel loro settore veramente una grandi qualità, anche professionali, oltre che di etica civica. E penso a Gabrielli, penso al generale Figliuolo, persona che non conosco, ma ho letto un po' di curriculum e ho capito che è una persona colta, ha 3 lauree, ma soprattutto una persona che si è cimentata col tema dell'organizzazione. E adesso viviamo un tempo in cui lo Stato è sbrindellato e il tema della riorganizzazione dello Stato e quindi della ricostruzione di un'efficienza dello Stato è un tema essenziale alla politica per poter recuperare credibilità. E la gente capisce, distingue i competenti dai cialtroni. E mettere in campo dei competenti è un fatto molto importante. È una prima scelta, non solo etica, è una scelta di contenuto. E però se io fossi convocato dal segretario partito a cui do il voto, in questa assemblea, diciamo, di esterni, insomma, no? Di esterni rispetto alla responsabilità, non di esterni rispetto al partito. E mi trovassi di fronte alla domanda, quindi tu che cosa faresti?
l'ho detto anche a qualche uomo politico impegnato in primo piano, io cercherei di capire dov'è che la società sta perdendo il senso di se stessa. Carla, che è sociologa, collabora con Bonomi. Ricordo questo particolare perché anch'io sono un amico fraterno di Bonomi e anche a Bonomi dovrebbe essere posto il tema che io gli pongo quando lo incontro tutte le volte, che sono cambiati i paradigmi e che il discorso che funzionava, sto aprendo una parentesi, funzionava 20 anni fa non funziona oggi o comunque non basta oggi. Non si può continuare ancora col tema dei distretti, c'è qualche cosa di nuovo nella organizzazione sociale. Lo dico pensando appunto a un sociologo di grande statura, insomma, no? L'allievo più importante di Giuseppe De Rita. Allora io direi quello che io osservo anche come causa della rabbia sociale, anche come causa dell'odio, anche come causa della disgregazione, dell'allontanamento dallo Stato, dal rifiuto nei fatti della politica, dell'obiettivo fondamentale della politica che dovrebbe essere quello del bene comune. Oggi se tu parli con i cittadini, anche cittadini che fino a 10-15 anni fa erano interessati alla politica e persino impegnati alla politica, ma che l'hanno abbandonata, qua al nord il fenomeno si capisce molto bene perché l'hanno abbandonata per diventare leghisti. Quando tu gli parli del bene comune, alzano le spalle e dicono: io ormai non credo più a niente, siete tutti uguali, a me basta, mi batto per il mio bene personale, non per il bene comune. E che tutti facciano la stessa cosa. Io alla politica chiedo di tutelare me stesso, le mie esigenze. Persone che io ho conosciuto in anni lontani ragionare in modo assolutamente diverso, che oggi ragionano così, e allora cerco di capire che cosa è successo o che cosa sta succedendo. E questo dovrebbe essere il compito di un partito popolare di sinistra democratica, non solo di sinistra democratica, anche di centro democratico, insomma, no? Un partito popolare dovrebbe cercare di capire. Quello che capisco io con i miei strumenti molto approssimativi è che oggi si è determinata una divisione sempre più radicale fra chi è garantito e chi si sente vulnerato. È questione di ascensore sociale, ma è questione anche di vissuto dell'ingiustizia sociale. Pensate alle polemiche sui ristori, le pretese dei ristori, alla crisi pandemica, e poi perché i ristori non sono mai sufficienti? Non sono mai sufficienti perché sono commisurati al reddito denunciato nel 2019. E dunque, siccome alcuni settori non sappiamo che non denunciavano tutti i redditi, adesso si trovano a pagare dei prezzi altissimi, perché negli stessi settori, quelli che denunciavano il giusto, oggi hanno dei ristori, dei risarcimenti e degli indennizi molto gratificanti. Insomma, ma anche il tema degli indennizi non è lo stesso per tutti, insomma, a causa del tema della fiscalità che è a monte. Ma insomma, tutti oggi soffrono realmente perché non hanno entrate, penso appunto non solo ai ristoratori, ma insomma ai negozianti, ai commercianti, ai liberi professionisti, ai coltivatori, agli artigiani, ai piccoli industriali, a quelli che non lavorano nell'Expo, in tutti i settori produttivi, dall'abbigliamento alla calzatura. La gente, se deve stare in casa, non compra vestiti nuovi, non compra scarpe nuove, non ha esigenza.
E dunque potete anche tenerli aperti fino a mezzanotte quei negozi, ma in quei negozi non entrerà gente con la voglia di comprare. E dunque c'è un problema molto serio e tutti si lamentano. E allora si capisce che nei confronti del pensionato o del dipendente pubblico o privato a tempo determinato sta crescendo una invidia sociale. Guarda, quello lì non sta pagando con la pandemia nessun prezzo, anzi, riesce a risparmiare parte dello stipendio che continua a prendere come prima. E io, che mi sono mangiati tutti i miei risparmi, e a questo punto non so più cosa altro mangiare, sono qui perché devo credere nello Stato? Perché devo credere nella, come diceva Ralph Dorendorf, perché devo credere nelle istituzioni della democrazia? Non ci credo, non credo più alla politica. Non vado a votare, ma non basta. Vado in piazza se qualcuno organizza qualche cosa e faccio del casino e faccio esplodere la rabbia sociale, perché io mi riconosco, avete un bel da dire voi che adesso userete la prima persona plurale e non la prima persona singolare, non usate più l'io ma usate il noi. Ma che cavolo vuol dire usare il noi? Non siamo tutti uguali dentro questo noi. Ci sono i garantiti e ci sono i non garantiti. E questo divario si ripercuote sui nostri figli, sulle generazioni successive, sul nostro futuro. Perché abbiamo svuotato i nostri conti? Ma insomma, il problema che è, a mio avviso, è il veicolo della inimicizia sociale che si trasforma in odio sociale. È esattamente questo. E dunque io metterei al lavoro chi può aiutare la politica a capire in prospettiva come governare questo delta, questa differenza fra garantiti e vulnerabili, come li chiamava Ermanno Gorier, i vulnerabili e anche i più deboli. Quelli che sono a rischio di diventarlo, perché ci sono i più deboli, ci sono gli ultimi, ci sono i marginalizzati, ci sono, come dice Papa Francesco, quelli che sono ancora più oltre, sono gli scarti. Ma la gran massa, quello che un tempo si chiamava ceto medio, è fatta di vulnerabili, cioè io non sono esposto a diventare come quello lì, cioè marginalizzato. E nessuno mi vede e faccio fatica a farmi vedere. Questo è il problema di oggi. Per cui non ci sarà nessun partito politico in grado di recuperare consenso se non affronta il problema nella misura in cui è vissuto dai cittadini, che a mio avviso è esattamente questo, ma può anche darsi che io enfatizzi. Temo di no. Temo di avere visto uno spaccato con i miei occhi, uno spaccato di verità oggettiva, che è questa divisione, ripeto, fra garantiti e vulnerabili. Non c'è più un ceto lì in mezzo, ecco, tra i malestanti e i benestanti, non c'è più quel corpaccio che era rappresentato dal ceto medio, che era quel corpo elettorale che governava sia nel centro-sinistra sia nel centro-destra. C'era sempre quel corpo elettorale intermedio che è fatto dai dipendenti pubblici, dai professori, sì, dagli insegnanti, dai medici, dai commercianti, insomma, quelli di ricchezza media. Non c'è più quel corpo lì. E quindi quello era il sostegno al governo dell'epoca, del momento. Non c'è più quel sostegno e quindi
dovrebbero sentirsi vulnerabili anche i governanti oggi, perché non hanno alle spalle un sostegno solido. Hanno un sostegno, come dire, emotivo. Sì, Draghi mi dà più fiducia perché ha tenuto a bada i tedeschi quando era presidente della BCE, e quindi vedrai che lui riuscirà. Ma è una motivazione emotiva. Che solidità, che durata, non lo so. Se non sarà in grado di fare il miracolo anche Draghi, di inventarsi i vaccini, anche lui fra un po' sarà già oggetto di critiche e di attacchi. E dunque chi governa non ha alle spalle un consenso solido. Deve guadagnarselo tutti i giorni. Io trovo che questo sia il nucleo della vulnerabilità del tempo che stiamo attraversando. E quali risposte dare? Bisogna che ragioniamo su questo. È cambiato il mondo. Ci sono le internet company, ci sono tutte queste novità che hanno un peso. Ma io non so se abbiano più peso le internet company o le company finanziarie, i grandi gruppi finanziari, i grandi investitori che sono abituati a investire in un settore o in un'area geografica piuttosto che un altro settore o piuttosto che un'altra area geografica, e da queste loro scelte dipende la ricchezza, il benessere o il malessere di intere popolazioni e di interi territori. Certamente oggi c'è anche il ruolo dei media, c'è il ruolo delle grandi corporation digitali, del potere digitale. Non c'è dubbio che sono loro che fanno opinione. Io sono un frequentatore da pensionato piuttosto assiduo sia di Facebook che di Twitter, e vedo che quello è un mondo che ha una potenzialità di influenza veramente importante per quelli che frequentano quel mondo, cioè per i frequentatori di quei social, perché poi il resto del mondo è molto più ampio e non è presente sui social. Però chi frequenta i social sicuramente subisce l'influenza e concorre a determinare l'influenza, cioè a determinare un'opinione piuttosto che un'altra opinione. E quindi bisogna che facciamo i conti anche con questo dato. Però anche questi dati che hanno a che fare appunto con le opinioni della gente, insomma, poggiano su dei dati di realtà. Non voglio introdurre, recuperare delle categorie di valutazione storica, il marxismo storico, insomma, no? Di strutture, di sovrastruttura. La struttura conta ancora, cioè la condizione soggettiva in cui si trovano i cittadini conta ancora, ed è una condizione economica. Poi c'è anche il resto, ma la condizione economica conta ancora nel determinare le opinioni e soprattutto nel delegare fiducia alle istituzioni. E dunque, insomma, io ragiono un po' in questi termini. Questo è il grande vuoto che io vedo nella politica italiana oggi, nel dibattito che non c'è della politica italiana, perché non c'è il dibattito. Perché a Zingaretti direi fai male a dimetterti, perché se andiamo a un nuovo congresso, i congressi sono diventati dei votifici, non dei luoghi in cui si discute, non dei luoghi in cui si cerca di pensare pensieri nuovi. Sono diventati dei votifici. Dobbiamo andare alla conta, ma per far che cosa? Quale conta? Oggi abbiamo bisogno di luoghi in cui ci si confronta, si mettono a confronto delle idee di come uscirne. E poi mi vengono in mente alcune cose che sono state richieste qua. Castellani, il tema della paura,
che è il tema che esiste nelle città. Credo che oggi il tema della frattura fra garantiti e non garantiti sia superiore al tema della paura. C'è questa nuova paura del futuro. Fino a ieri c'era la paura del diverso, oggi c'è la paura del domani, che è determinante e che può esplodere in manifestazioni che non saremo in grado di governare. Salvatore Russillo ha parlato del malessere sociale che può esplodere. Secondo me è vero che il malessere sociale può esplodere, più di quanto non sia già esploso. Una delle ragioni per cui è nato un governo con queste caratteristiche di larga unità è da ritrovare in questa paura dell'esplosione del malessere sociale, che però può investire anche un governo di unità nazionale, questo non lo è fino in fondo, ma insomma può investire anche lui, può trovarsi in difficoltà se il malessere sociale esplode. Perché di fronte ai gilet gialli abbiamo visto cosa è successo, il governo era impotente. E di fronte a manifestazioni di esplosione sociale, il governo si è sostenuto da una maggioranza del 51% o del 91%, può trovarsi nello stesso tipo di difficoltà e di disagio, insomma, no? Poi l'altro tema è questo. Come vedete, io sto cercando di riassumere un po' i temi perché erano tante le domande poste, spero di non eluderne alcuni. Ma insomma, se oggi tutto questo esplode, il populismo esplode perché c'è poco popolarismo in giro. Non lo so. Io credo che esploda per le ragioni che ho detto fino adesso, più che per la mancanza di popolarismo. Certo. Non c'è un partito che propugni la ideologia popolare, fra virgolette, ideologia SK, che non è un'ideologia, è una cultura politica che non è tutt'altro che un'ideologia. Ma io credo che in questo tipo di tradizione, io quando trovo qualcuno che mi dice: ma perché è finita la DC? Trovo spesso anche delle persone che mi invitano a scrivere qualche cosa, siccome io sono stato il capo della segreteria politica al tempo di Martinazzoli, di scrivere un po' di storia di quel periodo, quando è finita la DC e quando siamo passati al Partito Popolare e poi dopo l'Ulivo, eccetera, eccetera. Ma è finita perché doveva finire la DC. E ricordo sempre questa cosa che ho letto di un dialogo epistolare fra De Gasperi e Etli, come voi sapete, era il capo del governo laburista che succedette a Churchill dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché Churchill vinse la guerra ma perse le elezioni, e vinse questo laburista che era un cristiano. E una volta scrisse a De Gasperi una lettera chiedendogli spiegazioni sull'esistenza in Italia di un partito che aveva le caratteristiche della Democrazia Cristiana, cioè un partito a ispirazione cristiana. E la prima domanda. E la seconda domanda era: ma quando finirà un partito così fatto? E De Gasperi, riferisco solo della seconda risposta, dirà: finirà il giorno, scrive, gli risponde, finirà il giorno in cui il pensiero di questo partito, il pensiero democratico di questo partito sarà diventato patrimonio comune. E dunque possiamo dire che all'inizio degli anni 90 si era esaurita questa missione storica della Democrazia Cristiana, perché non ci si divideva più, come avveniva negli anni 50, sul modello di democrazia, non ci si divideva più sul tema dell'Europa. Voi sapete che la sinistra e la destra all'inizio
addirittura si rifiutarono di entrare nel Parlamento europeo perché non condividevano l'idea di Europa, non ci si divideva più su un'idea di capitalismo moderato da una funzione sociale, così come è stato scritto nella nostra Costituzione. L'invenzione tedesca dell'economia sociale di mercato era diventato patrimonio comune. E dunque ho citato alcuni temi che sono l'ossatura del pensiero cattolico democratico, che a un certo momento sono diventati patrimonio comune e dunque diventava anche difficile portarli avanti in una forma a sé stante. Quel modello di democrazia era un modello condiviso da tutti e quindi tutti legittimati a gestirlo. Quel modello di relazione internazionale pure, quel modello di alleanza politico-militare occidentale pure, quell'idea di Europa pure, quell'idea di economia sociale di mercato pure, e dunque era esaurita quella funzione. E del resto più o meno questo coincide con la fine anche delle esperienze di governo socialista nei paesi socialisti e comunisti nei paesi dell'Est Europa. E dunque non c'era più la minaccia di un comunismo che in un qualche modo aveva contribuito a tenere unito tutto quello che non era comunista. Perché la Democrazia Cristiana è stata anche questa roba. Nel 48 vinse le elezioni in quella misura, raggiunse la maggioranza assoluta, perché c'era la paura che vincessero i comunisti. E i comunisti che erano ideologicamente, culturalmente, politicamente legati all'altra metà del mondo, perché a Yalta il mondo è stato diviso in due parti e noi geograficamente siamo stati assegnati alla parte occidentale. E quindi diventava problematico avere l'Italia governato da un partito che era, si sentiva ideologicamente e politicamente collegato con il paese che guidava l'altra metà del mondo. Questa è stata la ragione della controversia fra comunisti e democristiani, al punto che in un Alexio De Gasperiana a Pieve Tesino, Beppe Vacca, il presidente dell'Istituto Gramsci, riconoscerà che la rottura del tripartito nel 1947 è stata fatta da De Gasperi, ma in una non esplicitata intesa con Togliatti, perché in quel momento il problema che aveva De Gasperi alla vigilia delle elezioni del 48 era lo stesso e contrario che aveva Togliatti. Non poteva andare alle elezioni del 48 De Gasperi, essendo alleato dei comunisti, non potevano i comunisti andare alle elezioni del 48 essendo alleato dei democristiani. Dunque Beppe Vacca ha fatto delle ricerche, soprattutto attorno a testi scritti da Giorgio Amendola, in cui sostanzialmente si sosteneva la tesi di fronte alla domanda: ma come mai la rottura del tripartito non è esplosa la piazza? Non è esplosa la piazza perché anche Togliatti era d'accordo che finisse quell'esperienza. Questo per dire che queste erano le ragioni che tenevano distanti. Quando non ci sono più state quelle ragioni, diventava difficile, insomma, tenere in piedi un partito così. Non essendoci più il comunismo come forza aggregante per il polo opposto, non essendoci più la Chiesa preconciliare che tanta parte aveva avuto nel determinare, nell'organizzare, nel perorare il consenso della Democrazia Cristiana. E dunque ogni nostalgia di tornare con gli strumenti di quel tempo mi sembra che debba essere deposta. In questo e solo in questo io concordo con l'ultima intervista di Ruini, quando Cazzullo gli chiede: ma secondo lei c'è lo spazio per un partito di cattolici? E lui risponde in modo secco: non c'è lo spazio. E se proprio vogliamo approfondire, se anche ci fosse, sarebbe uno spazio molto piccolo.
e in quel caso sarebbe dannoso occuparlo. Io credo che in termini più sintetici e più razionali non poteva essere detto che non c'è lo spazio per il ritorno a una stagione diversa. E del resto Scoppola, che è stato il grande storico del movimento cattolico, dirà: ma perché, la domanda era questa, perché De Gasperi non ha continuato il lavoro di Sturzo? Perché De Gasperi ha brigato per far trattenere Sturzo negli Stati Uniti, dove era in esilio, per non farlo arrivare in tempo per essere eletto all'Assemblea Costituente? Perché? Perché tutte queste cose? E la risposta di Scoppola è questa: ma perché Sturzo ha dato la risposta nel suo tempo e De Gasperi ha dato la risposta nel suo tempo, che era cambiato, e non poteva essere la stessa risposta che aveva dato Sturzo. Sturzo aveva inventato un movimento di rappresentanza del mondo cattolico organizzato di allora e De Gasperi ha dato vita a un movimento non solo di rappresentanza, ma con prospettiva di governo, perché sentiva la responsabilità di dover governare il paese. Guardate, è uscito 2 anni fa un bel libro che è la biografia di Giorgio Paronetto. Giorgio Paronetto era stato presidente della FUCI e poi diventato presidente del movimento dei laureati cattolici. Era l'allievo prediletto di Paolo VI, allora del Monsignor Montini. Una intelligenza straordinaria. È morto a 34 anni nel 1945, quindi prima delle elezioni all'Assemblea Costituente. È quello che ha scritto il Codice di Camaldoli. Ed era, a 27 anni diventa vice direttore di Menichella, vice direttore dell'IRI. Voi sapete che l'IRI aveva una dirigenza massonica, insomma, no? Menichella, che sarà poi anche il primo governatore della Banca d'Italia. Ma lo prese perché era rimasto colpito. Menichella volle che questo giovane funzionario, Giorgio Paronetto, facesse il suo vice direttore perché rimase colpito dalla sua intelligenza, dal suo acume. Bene, questo Giorgio Paronetto nel 1939, le date sono, lui aveva 28 anni, nel 1939 si mette in testa di fare un corso di formazione politica a casa sua, in via Fiume, a Roma. Sapete chi partecipava a quel corso di formazione? Gli allievi erano delle persone che avevano questi nomi: Alcide De Gasperi, Guido Gonella, Spataro, cioè gente che aveva il doppio della sua età. Lui aveva 28 anni, tant'è che per scherzare De Gasperi lo chiamava maestro. Perché mise insieme questo gruppo di lavoro, questo corso di formazione? Nella prima riunione, nella riunione di insediamento del gruppo, spiegherà agli invitati esattamente quello che è la sua idea. Lui dice: il fascismo sta finendo. Eravamo nel 39 e dunque non c'era stata ancora la dichiarazione entrata in guerra che ha allungato la vita del fascismo. Dunque dobbiamo prepararci. Perché dopo il fascismo chi governerà l'Italia? Non potranno essere i comunisti. Lui aveva un'attenzione particolare dal punto di vista ideologico verso il marxismo e anche dal punto di vista politico aveva un'attenzione particolare ad alcuni politici comunisti, insomma Gramsci, che dal carcere scriveva le lettere dal carcere, eccetera, eccetera. Però dice: non potranno essere i comunisti perché non hanno risolto il problema della relazione con l'economia di mercato. E il governo italiano non può essere affidato a chi non riconosce l'economia di mercato. Non potranno essere i liberali perché sono quelli che ci hanno portato al fascismo.
Giolitti ci ha portato al fascismo, dovranno essere i cattolici. Ma ai cattolici chi ha insegnato l'arte del governo? Fra poco, cari amici, sarete chiamati a governare. Eravamo nel 1939. Ma a voi il mestiere del governo, di una democrazia matura, di una democrazia liberale, non l'ha insegnato nessuno. Bisogna che lo impariamo. E cominciarono a fare questi corsi di formazione, in cui lui spiegava in particolare l'economia. E poi si sono messi a scrivere il codice di Camaldoli, scritto prevalentemente da lui. E così nasce una classe dirigente. Ecco, io mi rendo conto che sto divagando, ma non sto divagando, sto dicendo che, insomma, un partito non si improvvisa. Quella classe dirigente si rivelò classe dirigente perché seppe dirigere il tempo che a loro era stato dato, il tempo di vivere, di vita, che a loro era stato assegnato. Non perché aveva studiato Sturzo, ma perché aveva studiato Keynes, aveva studiato Maritain, aveva studiato dei contemporanei. Allora a noi oggi è dato di vivere in un altro tempo. Dobbiamo inventarci, come cattolici democratici, le risposte utili a questo tempo, studiando su testi contemporanei. Dossetti, quando fece l'ultimo incontro con la rivista Bailamme, in cui erano presenti personaggi come Giovanni Bianchi, il presidente delle ACLI, o come Salvatore Natoli, insomma, no, o come Trotta, insomma, no, intellettuali del mondo acliste, insomma, no, e che gli hanno posto la domanda: ma insomma, lei ha delle cose da dirci, cosa dovremmo fare oggi, eccetera. E allora lui disse: guardate, io non ho niente da dirvi, perché io ho vissuto in un altro tempo. I problemi che avete voi di fronte non sono gli stessi che avevo 40 anni fa, io, quando mi occupavo di politica. Non ce la fate da soli? Convocate delle intelligenze giovani, non delle intelligenze di ieri. E la sfida di oggi è esattamente questa. La sfida di convocare intelligenze fresche, intelligenze giovani, intelligenze che non debbono studiare i processi digitali, perché sono, se non native digitali, comunque l'hanno acquisita questa dimensione. E quindi bisogna che noi più anziani recuperiamo l'umiltà di riconoscere che possiamo aiutare i giovani a mettersi al lavoro, in un lavoro di ricerca, di coinvolgimento, ma dobbiamo sapere che le risposte le potranno costruire le nuove generazioni assieme a intelligenze loro contemporanee, non le intelligenze nostre contemporanee. Se c'è una lamentela che io mi sento di fare rispetto all'intellettualità cattolica e democratica è che parlano ancora dei contemporanei miei, non dei contemporanei dei giovani. Chi dice ancora qualcosa è Giuseppe De Rita, che ha 86 anni, 87 anni, e in genere dice delle cose sempre intelligenti, però è una magra consolazione vedere che non c'è un De Rita giovane, insomma, no? Che o un Ardigò giovane, che inventò, prima c'era una, la Carla, che è sociologa, che inventò nel tempo in cui era di moda il compromesso Libla, un compromesso trilaterale, non bilaterale, fra liberalismo e laburismo, ma fra liberalismo, laburismo e terzo settore. Probabilmente anche oggi ci sarà da inventare delle modalità di collaborazione, di coabitazione, appunto, fra liberismo, cioè mercato, laburismo, cioè stato sociale, terzo settore e settore del digitale.
e settore dell'ambiente, della cultura ecologica. E a quel punto l'idea di ecologia integrale che ci ha proposto Francesco sarà un'idea utile, contemporanea, ma insomma oggi c'è bisogno di una generazione di dirigenti contemporanei col tempo che stiamo vivendo e una cultura contemporanea con i problemi che si stanno vivendo. Scusatemi, spero di avere sostanzialmente, diciamo così, risposto a tutte le vostre suggestioni. Grazie. Grazie, grazie a lei, grazie a tutti. Bravo, grazie. Grazie veramente, grazie veramente, grazie. Mi permetto di dire che il prossimo appuntamento è l'11, quindi giovedì prossimo alle 8 con Antonella Casiraghi, monaca di Bose. Va bene, grazie, grazie veramente e buona serata. Grazie, grazie. Grazie Gianni, buona serata a tutti. Grazie, grazie. Salve. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci, salve. Ciao Gianni. Ciao Gianni.